Ciao ragazze, oggi è la prima domenica di avvento, inizio i preparativi per il Natale, già con questa felpa in tema natalizio e inizio a pulire la cappa del camino. Spolvero, sgrasso e inizio poi a decorare. Ho questo festone comprato alla Lidl e lo vorrei mettere sopra la cappa. Insomma, non è che mi convinca tanto il festone. Vedremo se cambiarlo o meno. Ho messo le lucine prese da Primark e poi ho questo alberello finto, innevato, perché morirebbe col calore del camino. Inizio a posizionare anche qualche piantina viva, le mie orchidee che fortunatamente riescono a resistere, sono piene di nuovi butti e quindi devo tenerle vicino alla luce. Il mio uccellino di buon augurio rosso. Ed ecco le quattro candele dell'avvento, la prima settimana è la più alta e giù giù a scendere. Poi posiziono questo contenitore dove contengo l'accendino ed altre cose utili nell'angolo proprio più nascosto. Recupero questo vecchio paiolo delle mie nonne e lo faccio come portavaso di questa bellissima stella di Natale. In teoria la mensola del camino dovrebbe essere pronta. Al contenitore dimenticato in fondo ho aggiunto, va bene, il calendario e una piantina finta dell'Ikea, questa dell'abete. Lì ho posizionato la mia stella di Natale. Questo è il camino, vicino alla sedia con i braccioli in paglia, con questo bellissimo cuscino preso da H&M l'anno scorso. Ha sempre delle cose bellissime H&M Home, che ovviamente io trovo solo online. Questo è il camino che fa già atmosfera, il festone che prima o poi cambierò perché non mi convince, sembra la M di Maria per la festa del 15 di agosto, strofinacci sulla stufa, le mie scatole di latta sopra alle vetrine. Questi con i pan di zenzero, tutto rosso e alzatine come se piovesse. Questo è il mio angolo delle ricette. Filippo con i fratelli si è messo all'opera per realizzare queste ghirlande prese da Lidl. Quindi mentre loro fanno queste bellissime ghirlande, io cambio i letti, tre letti, questi due dei grandi, con questi copripiumini presi sempre da H&M un paio di anni fa. Questi sono i miei tre topi, ecco, e qui ho messo delle stelline sopra la mensola della loro scrivania. Qui invece siamo in camera di Filippo, dove c'è appeso questo calendario dell'avvento col Babbo Natale che si sposta di casella in casella e lo ha proprio di fronte al suo lettino, che invece è addobbato così col suo calendario dell'avvento dolce, e le ghirlande che nel frattempo hanno terminato e sono graziose. Questo è il mio ingresso, ho del vischio, un festone preso da Primark, e questo invece è un pannello in tessuto americano che ho confezionato io nei miei periodi creativi. Qui c'è un vecchio baule, una vecchia cassapanca, dove ho posizionato i cuscini, tutti presi da H&M Home, sono tutti molto belli, mi piacciono sempre tantissimo.
Anche quest'anno ho spulciato sul sito e ce ne sono un paio che mi piacciono e presto ordinerò. Questa è la catena luminosa con le stelle prese da Lidl. Qui siamo di fronte al baù della cassapanca con questa stampa di Maison du Monde, Inno all'inverno. Il profumatore di Bottega Verde. Il mio lumino LED, onde evitare di prendere fuoco insieme alla casa. Questo è un vecchio paiolo in rame che anche qua mi funge da sottovaso per questa stella di Natale. E qui ho posizionato due campanelle natalizie, due statuine, una originale degli anni 50 di Lene Thun. Questa è la credenza, o meglio, è come addobbo la parte superiore della mia credenza, scatole di latta, scatole decapate, sempre frutto dei mercatini creativi. Questa dovrei essere io, secondo un disegno di Filippo. Ho rinfrescato con questi rami di abete presi durante le mie passeggiate, e questa è una vecchia credenza vintage appartenuta ai miei nonni che io ho fatto rimettere a posto da un restauratore. È in stile anni 50, un pezzo vintage, ma sono molto legata a questa vetrina. Anche i vetri che scorrono sono particolari. Il restauratore stesso mi ha detto che non esiste più questo tipo di lavorazione, quindi hanno un enorme valore. Sono sabbiati, credo. E niente, qui c'è il mio ficus che secondo me sta morendo, sta perdendo qualche fogliolina, e qui l'alberello preso da IKEA. Sembra un po' spennacchio, ma è carino, è simpatico. Le mie statuine della Thun. E niente, ho solo il tempo di accendere il centro tavola in sala, che ho posizionato su questo tavolino rotondo. Direi che la giornata è stata abbastanza produttiva, quindi io mi siedo 10 minuti in totale relax davanti a questo fuocherello, allungo le mie gambe sul camino, è un vizio che mi porto da bambina, e cercando di non bruciarmi i piedi come Pinocchio, vi auguro una buonanotte e noi ci vediamo. Alla prossima, ciao!